Buongiorno amici di Italian Fishing TV. Ci troviamo al lago delle Betulle di Feriolo, il nostro campo di battaglia dove ci alleniamo durante la settimana, e oggi vedremo la tecnica della bombarda. Pescheremo con bombarde di affondabilità che vanno dai 5 ai, 20, ai 10 grammi. Perché? Perché le trote si portano in questo periodo sul fondo, verso il fondo. Perciò pescheremo dalla mezz'acqua al fondo. Buona visione. Stiamo effettuando la pesca cosiddetta pesca estiva. Pesca estiva che si riassume praticamente dicendo che le trote non sono in superficie ma bensì sul fondo o perlomeno sotto almeno 4-5 metri. In questo caso stiamo pescando con un 20 grammi calata 10. La profondità del lago si presume sia attorno agli 8-10 metri. E quindi stiamo cercando di andare a stanarle. Adesso siamo in azione, ha attaccato un bel pesce. Stiamo pescando con la Concet 7, canna da 15 grammi. Mulinello Toda. Trote bellina. Come vedete la bombarda da mezzo fondo, perciò stiamo pescando con un 15 che ha la affondabilità 5. Se riusciamo lasciamo andare. Eccola qua. Eccola che è andata. Buongiorno a tutti, sono Francesco Rubis, oggi siamo qui al Laghetto delle Betulle, sto pescando con una collection verbanese, una serie fatta esclusivamente per la squadra nostra, con i nostri nominativi, una serie di 10 canne, 5 da tremarella e 5 da bombarda, con un mulinello Toda 6500. Ora sto pescando con un 20 cala 7, a una profondità più o meno all'incirca di 7-8 metri. La canna che sto utilizzando, la 5 Collection Bomber, è una canna da pescare con un 20 grammi, una grammatura sempre con una calata 7-8, o se no puoi utilizzarla anche a pescare a galla. Ora sto utilizzando una tecnica col movimento della canna sbacchettato che alla fine riesce a dare un movimento all'esca. Un movimento astratto, movimenti alterni che ingolosisce la trota a mangiare.
Parliamo di pesca lunga, cioè pesca lunga vuol dire dagli 8 grammi ai 40. Questa tecnica comporta alcune cose. Diciamo che questa è una serie di bombarde che vengono prodotte tutte in Italia, alla Tuga, in Tubertini, e hanno la caratteristica che sono tutte perfette. Cioè io prendo come questo qui che è un 35 che affonda 3,5, quello che vado a prendere 35 e 3,5 non cambia la affondabilità, sono tutte perfette. Affondano tutte in maniera orizzontale, vale dire che tengono la profondità, e sono state studiate dal team Soffritti, io e Venturelli, con la collaborazione dei ragazzi. Diciamo che abbiamo tutte le affondabilità per la pesca nei 5-10 metri fino ad arrivare alla profondità. Partiamo dalla affondabilità 0, che è questa, che è la fascia arancione, la affondabilità grigia, che è questa. Per darvi un esempio, abbiamo il 10 che affonda 0,18, il 10 che affonda 0,50, il 10,1, il 10,2, il 10,3,5, il 10,5 e il 10,7. Perciò abbiamo tutte le affondabilità, dal pelo dell'acqua alla profondità. Ne siamo fieri, perché è proprio una bombarda che in molte gare fa proprio la differenza. E pescare con delle bombarde che hanno l'assetto costante e sono tutte uguali, perciò uno non cambia canna, prende la stessa bombarda e l'altra bombarda affonda in una maniera differente. Queste hanno tutte l'assetto e sono tutte perfette. E vanno a cercare l'acqua fresca. Qua abbiamo messo uno Slam 6000. La salpiamo. Il lancio in questo caso è un lancio di circa 30-40 metri e cerchiamo di fare affondare la bombarda circa un 15 secondi in modo tale che facciamo, diciamo, la pescata sotto 4-5 metri. Molto importante è cercare di, quando si lancia, di contare per renderci conto a che profondità siamo. Quindi in caso di mancata cattura è opportuno aumentare o diminuire i secondi e quindi in questo caso aumentare la profondità oppure diminuirla. Adesso andiamo a vedere che, usando le camole abbastanza grosse, perché andando giù in profondità è meglio pescare con le camole abbastanza grosse, come sempre la leghiamo in modo perfetto, che è importante che giri. Usiamo una bombarda da 20 grammi che cala 10, con la canna Concept 8, che è quella più potente della serie che ha fatto la ditta Tubertini, con mulinello Toda, con bobina molto larga, che va bene per i lanci lunghi e per recuperare velocemente il pesce che a noi serve in gara. Andiamo in azione di pesca. Cosa importante sulla pesca estiva è l'orologio. Adesso stiamo pescando su 10 secondi archetto aperto, che saremo giù 5-6 metri. Il recupero deve essere costante, molto importante per la pesca estiva.
Ho trovato la trota giù a 10 secondi, archetto chiuso, che è molto importante sulla pesca estiva, calibrare coi secondi l'altezza del piombo. Facciamo la pescata con dei piombi della Tubertini, la serie Pro. I piombi ideali che oggi funzionano sono il 15.5, il 12.4, fascia rossa. Allora, io sto pescando con questo piombo, il 15.5 della Tubertini, la serie Pro. Fino alla grammatura di 20-25 grammi non prepariamo lo shock leader, lo spezzone che serve per poter lanciare più lungo e evitare rotture. E niente, ci prestiamo con l'innesco. L'innesco io preferisco fare una camola legata, semplice, per essere sicuri che nel lancio non l'andiamo a strappare. Ok, come abbiamo già provato prima, lasciamo calare il piombo fino al fondo, perché abbiamo già verificato che è l'unico modo oggi per riuscire a catturare qualche trota. Ci va un po' di secondi, visto che la bombarda, abbiamo preferito usare bombarde morbide invece che andare con piombi con una fondabilità molto più pesante, perché il pesce è difficile. Allora, fortunati, veramente fortunati, siamo arrivati sul fondo, visto in caduta, mi ha già dato il pesce, eccolo. Eccolo, in questo caso siamo stati molto fortunati, non è che l'abbiamo trovato in pescata, ma l'abbiamo trovato in caduta. Proprio per questo oggi abbiamo usato questo tipo di affondabilità per poter usufruire anche della possibilità di trovarla in caduta. Come attrezzatura invece per la canna stiamo pescando con una New GM Gino e Mirko, sempre prodotte dalla Tubertini, e come mulinello stiamo usando un Todd 6005, ottimo mulinello per la pesca bombarda. Un pelino pesante ma con una bobina molto ampia che serve benissimo per il lancio e per un recupero veloce, quello che serve a noi dopo che abbiamo incannato la trota. Una particolarità delle ultime serie di canne fatte da Gino Soffritti in collaborazione con la Tubertini sono il manico in Alutex, che sia nella New GM che nella Collection dà un'estetica molto accattivante. In più, per la nostra pesca, dove è facilissimo sporcare nella zona dove c'è l'impugnatura, l'Alutex è un materiale facilmente pulibile, semplice, rigido, con una semplice spugnetta ritorna nuovo. Guarda che gli ha dato già. Questa fetta cala completamente sul fondo.
Questo mio carissimo amico è il titolare di questo bel lago che è vicino a, diciamo, è a Verbagna, è vicino al Lago Maggiore, è vicino dove io ho il negozio a Intra. E questo è anche il nostro campo di allenamento. Qua abbiamo organizzato anche molte gare negli anni passati. Abbiamo organizzato un campionato italiano con 200 persone in finale. Certo. Abbiamo organizzato i campionati provinciali con 400 persone, qualche ti ricordi? Regionale. Un complimento particolare che devo fare a te. Sei diventato 11 volte campione italiano, sì, certo. Non per niente, quindi... È un gruppo di ragazzi molto... C'è un molto... gruppo di ragazzi, una certa capacità, e ti ringrazio per aver detto soprattutto che per te, per noi, rimane un po' il tuo campo gara per provare, certo, da noi certe strutture. Si provano. Grazie ancora. E... Oggi abbiamo fatto vedere la pesca alla bombarda, ma qua possiamo dire che si può pescare in tutti i modi, certo, perché le trote, certo, le peschiamo, certo, piombino e tutto. In tutti, ecco, i periodi. Comunque, Il mio augurio è ancora 11 campionati italiani. Speriamo che arrivino anche oltre gli italiani, che arriveremo magari a un campionato europeo, quello che si sogna, che sognano un po' tutti, speriamo. Certo, certo. Vieni vicino solo. Vieni vicino, vai indietro un po', Lucia. Un passo indietro. Vieni vicino. Guarda che la rilasciamo. Visto? Adesso la lasciamo andare. Bravo Lucia. Siamo giunti al termine di questa bella pescata al Lago delle Betulle in provincia di Verbagna, Feriolo di Baveno. E oggi abbiamo pescato bombarda con le attrezzature nuove, Tubertini Veglio, Gigi Gualandi, la piccola Lucia. Ci siamo divertiti tutti, abbiamo pescato bombarda dalla mezz'acqua alla profondità, diciamo al fondo, perché come ben detto prima le trote con questo caldo qua si portano verso il fondo. Grazie a tutti, un saluto a tutti i telespettatori di Italian Fishing TV e alla prossima puntata. Saluto a tutti.